Season finali di One Punch, con due puntate insieme. E che puntate? L'undicesima puntata, legatissima poi alla dodicesima, insomma la parte finale di One Punch. Comincia. Il re del cielo era un Tengu. Sì, sì, me so sbagliato. Usopp freebooter maledetto. Ma era pure venuto in mente. Potevo cercare Usopp, ispirazione, fatto. Ma ve lo dico adesso, perché voglio essere il più preciso possibile. C'è Tengu. Comincia con il main antagonist della prima stagione, l'emblema del pomo fiero, pompatissimo, super ripped. Chissà quale sarà il suo sponsor. Attenzione, attenzione! Ultime notizie! Il castello errante di Howl ha sbroccato. Do la parola a Senso Civico Man, l'uomo col caschetto. Bravo! Ma che te devo dire? Ma che casino? Ma io non lo so. Ma l'uomo nocciolina. Ma è Hammerhead! Insieme a un po' dei personaggi della prima stagione che abbiamo imparato ad amare, insomma. Io non ho mai sentito una cosa simile. Mi viene da viaggi. Compreso Sonic, che dovrebbe parlare con qualcuno. Trovategli un amico. Knuckles, fagli una telefonata. Non è possibile che ogni volta che lo inquadrano sta così. Immagina cosa è Flescia. Ah, smetti di flescià. De flasci flescià. Ma torniamo de sotto a Melgazan, Clayface Freebooter versus gli eroi de classe S, che praticamente è tutta una scusa per fate vedere quanto sono forti. È tutto uno show off. Meglio avvertì la cabina di regia. Bella prova. Ho un flescino degli degli spettri. Ma Metal Bat gli fa vedere come si risorvono le cose in de quartiere. La vendetta per tutti gli Zubat del Monte Luna e il tunnel roccioso. Metal Bat sul Bat. No, una strozzata, scusa. Adesso mi calmo. Gli eroi di classe S usano tutti la loro limit. Ma Yayan Ziering li avverte che non si può solo usare la forza brutta contro quello. E che famo? Proviamo col dialogo. Ognuno parla con una capoccia. Magari ne convincemo qualcuna. Li famo litiga? Lo distruggiamo dall'interno. Dividi e timpera. Ho capito, divido. No! Cercare un altro modo per distruggerlo, magari con il calore! Ma che dice questo? Mi stai facendo vergognare, allievo mio. Calore, ma intendi umano? Vieni qua, fatti abbracciare. Ti senti solo? No! Siamo in 14 qua dentro. Chi te conosce? Coglione. Non funziona manco questo. E allora fate come vi pare. Bravo. Perché loro sono abituati a combattere così. E non gli va di cambiare. È una cosa di trama vera. Queste persone so dei rincoglioniti. Cioè, non sanno mai ascoltare gli altri. Non è un bel insegnamento, eh. Non dar retta a nessuno e continua a sbagliare. No, ma intendono il credere nelle proprie capacità. Sono fiduciosi che ce la faranno anche così. Sì, sì, vabbè, non è che se mo dici che la musichetta cambia il fatto che fare la stessa cosa ancora e ancora e ancora aspettandosi un risultato diverso è la definizione di follia di eroe. Arrivederci, ho quitto l'associazione. Vado nei Neo Heroes. Nel mentre, de sopra, mamma Gelugash chiama Melgazard, che è tardi, è pronta la cena e ci stanno a cuba a casa. Ancora 5 minuti. Mi stai dicendo che dei miseri umanuncoli ti stanno mettendo in difficoltà? Non ho detto questo. L'abbiamo detto. Non mi pare. Era sottointeso. Zitto! Allora venite su. Ancora 5 minuti! C'è rimasta solo una cosa da fa. Bisogna smarmellà! Duccio! Metal Bat continua a dargli mazzettate a sta pora palletta come fosse un asiatico cascarato. Perché per lui sta storia dell'eroe è tutto un pretesto, palesemente, per d'ammazzate senza ripercussioni, per sfogarsi, lo pagano pure! Ma scopre finalmente il segreto di sto mostro! Che è uguale a quello de Genbu, degli degli spettri. Cioè, beh, io lo devo dire. Il trick è quello. Cioè, che si riforma intorno al suo core. Al suo core. Uguale a un sacco d'altra roba, eh. Ma mi è venuto in mente quello perché you, sei tu. Teppista che a capelli stavo là. Ma poi sono quattro mostri, tre scagnozzetti e quello super figo. Troppo forte, le solite cose. Però vabbè, solo che qua anziché una roccetta come Genbu si riforma intorno a una biglia. Potremmo giocarci a pacinco. E Metal Bat gliela ruba. Sì, è lo Squid Game. Tutti si mettono a rubaglie le biglie. Ma tu allora non sei Genbu, tu sei il Gambo. 324
Il nostro eroe ci mostra l'inutilità dei fabbri quando rimani chiuso fuori casa. E anche che per tutte queste puntate ci ha ingannato. Non è così e ingenuotto come sembrava. Ogni yin nasconde uno yang, Cheat Liu Kang, perché è capace anche di azioni terribili, come mentire a un telepate. Pure questo sarebbe da discutere, ma ok. Se vuoi uscire, vai di là. E io invece vado di qua. È un film dell'orrore al contrario. Io sono pelato. Ma finalmente anche il terzo dei tenenti sul luogo scende in campo. Dopo la transizione giallo, tutto giallo facciamo la parete. Se non c'è il giallo, ocra. Ammira, sono così potente che la telecamera si muove senza che me editino. Grazie, mi togli il lavoro da fare. Hai presente cos'è un buco nero? Li vedi i video de fartate? L'hai visto Interstellar? Io lo vivo! Saitama però non ha studiato fisica e non risente della gravità. Attacco finalissimo da tre barre! Tiro i sassi e nascondo i tentacoli! Ma che sta a fare i sassetti, gli tiri a questo? Era meglio l'attacco di prima, sì! 1, 2, 3, sercio! 324. Fuori dalla navetta, Imperatorino si accorge che sta per succedere qualche cosa. Ecco che arriva, si sta caricando. Ancora un secondo e... Sperando di fare in tempo per salvare Melgazard, perché gli mancano ormai solo due biglie. E proprio in quel momento, Lumaduccio smarmella! Chi risolve la situazione? La donna che se capisce se è una Lolita o una MILF! Colei senza oppai! C'è un sacco di soprannomi! No, scusa, non mi accartocciare! Tatsumaki! Che te fa vedere quanto Nio sia un nabbo! Facile fallo coi proiettilini! Fallo coi bombardoni! Li ferma e li rispedisce al mittente! Con tracking! Consultabile online! Vi vedo verdi. Oltre agli eroi più blasonati, ci sono anche quelli più bassini, che abbiamo già visto, come Lightning Max, Stinger, Sese e soprattutto Spotted Rider! Determinante per le sorti di tutto, sempre e comunque. Dopo lo smarmellamento fallito e dopo l'attacco Soda Stream che frantuma la roccia, Melgazard è rimasto solo con una biglia. Bella prova! Grazie. Ma erano tutti Melgazard o lo è solo lui adesso? Uno nessuno cento Melgazard. Perché se è lui adesso, è proprio un irrispettoso teppistello che maltratta gli anziani! Pezzi di fango! C'ha bel coraggio, zio. Se mi concentrassi sull'attacco invece che solo sulla difesa, potrei eliminarvi tutti in un secondo! E hai aspettato la morte di tutti i tuoi fratelli, o quello che erano, con cui ha convissuto secoli, per passare all'attacco? Perché sono uno tranquillo! No! Come finirà lo vedremo nella seconda parte dei video. Perché ora c'è l'incontro tra il misterioso antagonista e Saitama, che forse è un problema suo è incapace di bussare. Da un corpetto a qualcosa! Ma è incazzato? Perché è così incazzato? Lo vede lui così incazzato? È così incazzato perché sta per arrivare lo spiegone mo... No! Logo del cattivo! Il monologo del monocolo! Mi chiamo Boros! Come te chiami te? Boros! Ma allora siete voi! Ma me li tirate fuori, me li estirpate proprio come i polpi capelluti, no niente! Erano veramente loro, quindi! Gli studi volanti! Boros! L'unica boccia dei pesci qua è la capoccia tua! Morale dalla favola è qui per una profezia! Pure tu! Ma che se sono messe d'accordo le vecchie? Sibilla Kuman e Sibilla Cthulhu! È interessante sta cosa però, eh? Due profezie simultanee. Anche se non è detto che la vecchia nostra si riferisse a lui con la famosa profezia della minaccia alla Terra. Vabbè, dopo aver conquistato tutte cose ed essere diventato il più forte dell'universo... Ah, ma lei è Freezer Freebooter, accuratissimo! Dopo aver fatto tutto questo, mi sono reso conto che me stavo a cagar cazzo. Avevo un vuoto che
spiegare, non so. S'annoiava, piccolo angelo spaziale, che ha delle motivazioni molto simili a un altro che conosciamo bene. L'indovina? Allora gli disse: vai, vai, vai ai confini della galassia. Ci sei arrivato? Sì. Superala e continua ad andare. Vai, 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 e alla fine troverai qualcuno che te darà un leccamuffo su quel naso attaccato alla palpebra. Non hai senso, zì. I condotti respiratori dove sono? Mezzo naso è dentro l'orbita. Vai, vai, e non tornare. E ho trovato te. Forse non è che trovo sempre profezie nei video che faccio. Forse la gente prende per profezie qualsiasi cosa gli dicano. Te l'hanno palesemente detto per toglierti dai coglioni. Ma forse no. Dai, chiudiamo sta pratica. Un po' meh sta puntata. Non mi sembra di aver imparato qualcosa, a parte insegnamenti sbagliati di prima. Ho pensato chissà che di profondo, perché non è finita qua. Boros ha retto un pugno. Il primo. Dopo la zanzara. Non solo ha retto, manco ha accusato più di tanto. Gli si è solo spaccata l'armatura, che in realtà tratteneva tutta la roba che ha dentro da esprimere, che adesso scatenerà. Sì, ma pure questo c'era io degli spettri. Paro paro. E chi gli mena tra l'altro? Tu cugino, che sei tu meno neon anni 80. Basta, non dico più niente. Ed ecco il vero motivo per cui questo fumetto manganime è famosissimo. Mentre si carica. Momento Memino. Suka. Bravissimo, ci avevamo campato per anni con sta faccetta. E via! Con la seconda e ultima puntata della prima stagione di One Punch. Ehi, fatemi finire l'intro. Maronna ragazzi, sta puntata, tutto il budget sta qua. È la goduria visiva. Se potrebbe vedere pure senza audio. Anche se no. Come non parlare della musica che te fomenta quando deve e te dà le zaccagnate al cuore in altri momenti quando serve. Quanto è bello. Non te faccio vedere tutto perché te lo devi andare a vedere e te lo devi andare a leggere. Guarda la grazia di questi passettini, come si mischia la comicità ai combattimenti tra i più belli della storia moderna. Dico proprio animati bene. In questo anime parodia, anime zen, ma ti giuro, tra le migliori mai viste. Una roba proprio, ma non di, ma sta buono, dai, non cominciate. Tu ricordi questo? Rivediamo un attimo. Ecco, sempre De Fori, Chad Top Master, che col senno di poi era lui il Vin Diesel, vero? Faceva coppia con The Rock, perfetto, ma vabbè. Sì, ok, è biondo, non Paul Walker, per favore. Prende in mano la situazione, insieme a un pezzo de palazzo. Sei sgrava, sì, abbiamo capito. Ci credi una cifra. Chissà chi t'ha fatto diventare così. Gli alieni invasori si aspettavano più una roba alla Independence Day che alla District 9. E gli è via un po' male. Incontro tra Cyborg e Imperatorino. Che carino. C'hanno ragione a dire che sti zainetti dei piccoli angeli sono troppo pesanti. O stai a fare il cosplay di Octopus? Vuoi vedere? No. Vuoi vedere No Way Home? A canna? Oh, e mica t'ho detto Boku no Piku. Potevi finire lì. Se va un po' avanti con la trama, grazie al numero 9 de classe S, Motil Suit Gunpla. Perché dice a Genos che Metal Knight è cattivo. Cioè? E se ne va. No cazzo, dai, la telenovela sudcoreana K-pop star vera. Non stai a fa sto casino per vendicare la tua famiglia. Lui sa le cose, fatti dire le cose. Lo lasci andare così? Sì, perché l'archetipo della sceneggiatura dei manga impone che ancora troppo presto. Prima dobbiamo conoscere bene tutti i personaggi, rivederlo, Metal Knight, magari un time skipino, quindi buono. Ok, se ci arriva vivo, che te sfasci due volte su tre. Perché la terza non sei presente? Bloccalo! Ossidalo! Finiamo la sottotrama del terzo luogotenente. Quello che ha retto di più. Così andiamo avanti con lo scontro finale figo. Dai un po'. Anche se pure qua bellissimo. Chef Tony Samurai, stile Brumoise. Acciaio inossidabile, il meglio del meglio. Ma guarda chi è tornato! Silver Fang! Perché te pare che quella bottarella di prima gli ha fatto qualcosa? Lui è il maestro de più, il sensei de più,
il Sensette? Da il Sifu! De più! Il Sifu grosso! Il Sifone! Cittina la sigla di Kenshiro! E gli fregano l'ultima biglia! 324번 탈락. Passano quindi al round successivo! Che in questo caso è la stagione. Sì, sì, bravi, sono bravi e se abbiano tutta la gloria. Ma chi fa il lavoro duro? Chi fatica dietro le quinte? Chi salva voi? Voi che mi state guardando? È Spatent Rider! Anche Letty Max e Stinger, vabbè. Ma Spatent Rider! Che salva tutti i civili! E anche se è di classe C, è lui che coordina i classe A. Guardalo in cima alla montagnola de schif. Damn, it feels good to be a gangster. Ci vediamo la prossima stagione, Spalentino. Te la sei meritata. Torniamo al main event. E che te devo dire? Se ne danno tante, ma tante? O almeno Boros a Saitama, che stavolta veramente sta per tirare fuori tutta la sua energia. Ma tutta, eh? L'aveva detto anche prima quando si è caricato, mi scusi. Stavolta se te pio sei fatto, eh? Stranamente non sarà così. Però il nostro eroe sembra provato fisicamente. Ci crede più nessuno dopo 11 puntate e mezzo, no, no. Tutto a posto. Sembra quindi proprio il momento di continuare con lo spiegone. Mentalmente sembra essere più provato. La mia razza ha dovuto lottare per sopravvivere in un pianeta dalle condizioni estremamente avverse. Prato! Ma grazie ai barette proteiche, Boros 10, sconto in descrizione, sono sopravvissuto e ho acquisito poteri rigenerativi. Tipo, guarda il braccino, gli ricresce, perché te pare che non gli ricresce. Già t'ho detta la regola, staccane le braccia solo a chi gli ricresce o se li può riattaccare. E Yayan. Ma il nostro eroe spezza tutti gli stereotipi e i monologhi. Oh! Fama botte! Ho capito che siete cattivi, quindi ci avete i problemi, ma non è che ogni volta gli dovete raccontare a me. C'è sta ancora più di metà puntata. Ora devo finire. Fermi tutti! Scena più bella della puntata, a mio parere. Ah, le tre fasi dello sfragnamento, guarda. Il novenne dentro di me fa proprio... Ah. Ma quanto è bello! Colpo frullato è meglio! La rabbia dei meme morti si abbatte sul nostro eroe! E tu la senti tutta! Senti ogni colpo come se la prendessi sul personale proprio! Quanto è bello! Che sfoggio di abilità! Dove sta? Sul tetto! Ma non c'era un tetto! Perché è arrivato sulla luna! La realizzazione del detto de Don Carcionculo te mando sua luna! Si è fatto 384.400 chilometri! Ma un momento, non vedo la bandiera americana! Allora è vero che era tutto un complotto! È bello vedere come si comporta il nostro eroe anche in una situazione come questa. Questa sarà un problema, sì o no? No, perché è il bello suo vederlo in situazioni sempre peggiori, che lo lasciano sempre così. Come risolverà? Con un... Un salutino alla luna, spinta via dall'orbita, taglie coi maremoti. E Boros è stupendo anche lui, perché nella serietà che porta il suo personaggio è un coglione. Spiega che usando tutto il suo potere si sforza come se facesse attività anaerobica. Di conseguenza... Accorcio la durata della mia vita. Mi stai dicendo che la palestra fa male? Dissing a Lazarin. Why do a ear boss music? Oh, pla. Continuando a parlare di Boros, qua te sale sempre di più! Perché te lo presentano come il cattivo tipico conquistatore, che dovrebbe incazzarsi se vede il protagonista che non muore. Com'è possibile? Invece a lui gli pia bene! Come t'ho già detto, praticamente, è un Saitama alieno! Voleva trovare qualcuno su cui scaricare tutto! E infatti questo combattimento ha molte similitudini con quello che Saitama sognò all'inizio della serie. Ricordi? Contro i terrestri veri, abitanti della Terra, versus noi superficestri. Solo che palesemente, qua è Boros, il Saitama della situazione, ed è felice della sfida. È Saitama che ha avuto la vera profezia, ed è Boros che corona il suo sogno, perché è il momento di dare tutto a me stesso! Comincio a non credere più alla sua parola, Ser! Attacco, lame de frullatore!
Altro cazzottino del muori preso da Boros, signori! Che riregge! Oh, ma questo gliela mo... Terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo cazzottino del muori! Ah, giusto. Finita così. E invece no! Si riagglomera con prepotenza e spavalderia! E finalmente è pronto a dare sfogo a... tutta la mia energia! Ma vaffanculo, ha deciso ad usare l'attacco finalissim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 
chiama Occhio del Cuore! La smetto. L'attacco si chiama... Cannone ruggente sgretola pianeti! Madonna, che è un nome, zii, ma è troppo lungo! 4 parole! Veramente sono 3. Parono 4! Sgretola! E poi è una descrizione, non è un nome, è quello che fa! Chiamalo solo cannone ruggente! È troppo anonimo! Ma che parola fago te che te sei fatto il costume nel reparto casalinghi? Adesso posso frantumare te e tutta la tua specie cortesemente? Va bene. Quindi anche Saitama è costretta a usare il suo asso nel guanto de gomma. Seria. S-Series. Pugno serio! Serio? Che fenomeno One, ragazzi. A parte per il nome che fa ride, pugno serio. Ma io capisco che fino a mo' quest'uomo ha scherzato per tutta la prima stagione. Solo adesso è costretto a usare il pugno un po' più forte. Ma come te dico sempre, questo anime, manga, chiamalo come te pare, fa ridere, sì! Ma io te ne ho voluto parlare soprattutto per i momenti come questo. Questo è un altro momento che aspettavo. Perché Boros è ancora vivo dopo il pugno serio. Ma va che Boros è arrivato presto, ma è uno dei più forti, eh? Pure degli altri che verranno dopo. E si riconferma non essere un cattivo classico, ma un samurai. Si complimenta con l'avversario. E Saitama ricambia, visibilmente provato dalla battaglia, ha persino il mantello strappato. Bravo Boros. Tutte cazzate. Era troppo debole palesemente. Ma quanti capelli c'ha? E se ne rende conto pure Boros, che non vuole la sua pietà, ma non per orgoglio, non gli interessa proprio. A lui interessava dare tutto. Hai dato tutto stavolta, sì! E muore contento, diventando cenere bianca. Che personaggione, cazzo! Quanto mi salì sto pezzo, ma proprio tutto il fumetto! Ma nemmeno lui è stato abbastanza per il nostro eroe, che è veramente troppo forte. La locura e Kurosawa! Kurosawa! Coesistono in One Punch Man! Ultimo giorno di set. Si gira all'ultima puntata. L'attentato! La navetta esplode! Si risolve tutto dopo la transizione. E un'altra apparizione! Sweet Mask! Kira Super Saiyan Kami! Venuto a vedere cosa combinano i suoi colleghi, senza rinunciare alle pose copertine CD anni 90. Ma ci sono delle divergenze lavorative. Tu da che parte stai? Io sto sempre dalla parte della giustizia. Continuate a tirarvi addosso i meme da soli. Prima ho fatto una faccia strana. Mi rimetto in posa brochure. Solo per dirvi che fate schifo! Roma Nord e Roma Sud Animated viene interrotto dall'arrivo di un entry plug con all'interno Metal Knight. Che ce fai qua? Mi hanno detto di guardarti con sospetto. Sono venuto a Piero Pani. Ma che davvero? Per Venerame sta qua? Per studiare questa tecnologia aliena. Mentre gli operatori, assistenti alla regia, stagisti, sopravvissuti, vengono catturati. Poracci questi. Alla fine li vedi, no? Durante le puntate. E li prendi in simpatia. Forse c'hanno ragione quelli che dicono che dovremmo integrarli. Disintegrarli. Ma perché? Piccini. Per la giustizia. L'ho già detto prima e non mi state sul pezzo. Genos, tu mi capisci? Da Kira Freebooter a Kira Freebooter, da Super Saiyan God a Super Saiyan Genos. Non mi sta bene.
continuano le ruggini tra sti due e le visioni diverse di giustizia. Sono io quello. Comunque se ne va tranquillo, zero diritti gli alieni, niente processo, una multina, qualcosa. No, sto season finale è pieno di sorprese, perché si incontrano altri due pezzi grossi, Tornado e Saitama. Chissà se si vedano, chi sarà più forte? Te domande cringine che uno se fa, ma che vuole vedere? Dai, menatevi. Dovremmo aspettare ancora un po', per adesso sei piano per culo. E chi ci va di mezzo? Ho un déjà vu della terza puntata. Arriva Silver Fang da vecchietto dei paesi accuratissimo, che baccagliando stempera la situazione. Tornado zunderizza e se ne va. Alla fine di tutto, salutiamo la città distrutta completamente. Nessuno, come al solito, sa chi ha risorto tutte cose. Ma veniamo a sapere che Metal Knight ha ricostruito l'associazione degli eroi nella città Z stavolta, dove abita Saitama. E tutti gli eroi che volevano farlo si sono trasferiti là. Questo è importante per dopo. Ma leggete per fumetto. È un'altra storia. La prima stagione dei One Punch Man finisce qua. Profe, ultima post-credit scene. Il re dei James Potter! No, degli inferi! Un altro re! Re Vagnati! Motivi random per cui devono morire tutti, ok? Arriva colui che ci crede una cifra, salvando un piccolo angelo, senza sfasciarsi! Grazie a colui che lo segue, il nostro eroe, Perobby. Perobby, che motivo de merda! Motivo de merda? È la mia passione! Non c'è motivo migliore! Ma vabbè, lo faccio tanto per Saitama, che lo sconfigge con un pugno! Come al solito, continua la sua ricerca di soddisfazione. Invidia un pochetto Boros. Troverà mai qualcuno alla sua altezza? Scopriremo perché è così forte? Ci sono altri personaggi di cui vale la pena parlare? Archi narrativi tra i più belli degli ultimi anni? Mai scritti? Sì! Ne parlerò? Non lo so. Io vorrei parlare di gente stupenda che m'è entrata dentro. Ma poi io fa un sacco di cose che sto rimandando da tempo, quindi non ne parlerò nel breve periodo. V'ho dato il via. Continuate a vederlo e a seguirlo, perché questo è un manga anime. Io leggo prima il manga, però vabbè. Che oltre le risate che te fa fare, sono sicuro che ti farà anche riflettere sulla vita, sui punti di vista diversi dal tuo, diversi dalla massa, su come la vita può essere vuota avendo tutto e può essere piena avendo niente, su un sacco di roba bella che manco me compete. Ma non sottovalutate One Punch Man. E io anche adesso, come anni fa, quando ho iniziato a fare sta serie di video, continuo a leggere la roba di One, che rispetto alla serie, ma pure al fumetto ridisegnato, sta avantissimo, eh. Ed è sempre tutto bellissimo. Sta anche migliorando nei disegni, devo dire, eh. In sostanza, grazie per aver visto questa serie. Ci vediamo presto con i nuovi video. Ciao ciao.